Ben ritrovati a tutti gli appassionati di palio. Ci troviamo alle Grazie per il penultimo appuntamento di questa stagione. Tra due settimane, infatti, domenica 6 agosto, ci sarà la 92esima edizione del Palio del Golfo. Domenica scorsa, per la gara organizzata dalla Borgata della Venera Azzurra, a vincere era stato il Lerici nella categoria senior, che è tornato al successo dopo 4 settimane. Prima vittoria della stagione per il Fezzano nella categoria Juniores, tra le donne conferma del Porto Venere che ha conquistato il 6° successo stagionale. Quest'oggi l'occasione per capire quali potranno essere i pronostici per questo palio, per capire se ci saranno delle sorprese o se si confermeranno competitivi gli armi che hanno dimostrato di essere superiori fino a questo momento. E come di consueto, la prima gara è quella femminile. Tornano a essere 8 gli equipaggi che gareggeranno. Dopo l'assenza di Muggiano e Marola, che non si sono presentate nelle ultime due prepalio, quest'oggi la categoria femminile sarà al completo, con alcune modifiche perché entrambi gli equipaggi hanno imbarcato delle nuove vogatrici. E dunque una categoria femminile dove si sono distinte sicuramente più delle altre CRDD e Porto Venere, con il Porto Venere che ha raddoppiato le vittorie conquistate dal CRDD. CRDD che ha vinto 3 volte in questa stagione e Porto Venere, come già anticipato, ha vinto 6 prepalio. Non sono ovviamente da sottovalutare il valore degli avversari, tra cui il Fossamastra senz'altro, così come il Lerici, reduce da un'ultima gara davvero positiva, e attenzione anche alle giovani delle Grazie che potrebbero rappresentare la mina vagante di questa categoria.
Si è conclusa la gara femminile e arriva ottavo l'equipaggio del Marola con il tempo di 6:19:59. Settimo il Muggiano in 6:14:25. Al sesto posto il Cadimare con il tempo di 6:09:20. Quinto Le Grazie in 6:07:80. Arriva invece quarto il Lerici con il tempo di 5:55:85. Sul podio arriva terzo il CRDD con il tempo di 5:53:44. Secondo il Fossa Mastra in 5:53:04, vince ancora il Porto Venere che chiude con il tempo di 5:47:17. Oggi una gara positiva, è vero, il Fossa Mastra non ha mai vinto durante le prepalio, però questo possiamo dire sia anche poco significativo, perché quel giorno lotterete sicuramente per il piazzamento più importante. Sì, beh, diciamo che la stagione poi è abbastanza indicativa, gli equipaggi forti si vedono durante le prepalio. Oggi noi siamo contenti, un secondo posto comunque con tutti gli equipaggi forti presenti e quindi no, sicuramente sentiamo l'aria del palio e arriveremo pronte. Una domanda un po' difficile: tra le quattro barche femminili più competitive, secondo te chi è che potrebbe rimanere fuori dal podio? Per quanto dimostrato fino ad oggi, penso Lerici, però poi è tutto da vedere. Un Fossa Mastra che per tutta la stagione ha continuato a vincere la combinata, a dimostrazione di un gruppo, di una borgata davvero solida che sta dimostrando importanti risultati in tutte le categorie. Sì, è già un po' di anni che il Fossa Mastra come borgata ottiene degli ottimi risultati in tutti gli equipaggi e quindi questa è una soddisfazione per tutti, visto anche il duro lavoro che c'è dietro, quindi no, va bene, bene così, siamo contenti. Sta per avere inizio la gara juniores, sono 9 le barche pronte a partire, tutti gli equipaggi all'appello tranne quello del CRDD che però ci auguriamo possa essere nuovamente in mare già domenica prossima in occasione della gara del Muggiano. Una categoria, quella junior, che si è rivelata sicuramente la più equilibrata, la più aperta, sono almeno 5 le barche che potranno giocarsi questo palio. Ad aver dimostrato qualcosa in più rispetto agli altri sicuramente il Muggiano che ha collezionato ad oggi 4 vittorie. Il Cadimare che ha vinto 2 gare. Domenica scorsa a vincere è stato il Fezzano che ha conquistato la prima vittoria della stagione davanti a un Canaletto che ancora non ha mai vinto ma che sicuramente si dimostra tra gli armi più competitivi, e non dimentichiamoci del Porto Venere, campioni in carica, che comunque hanno vinto anche loro una gara. Partenza valida!
Si è conclusa anche la gara juniores, erano 9 le imbarcazioni partecipanti, il Marola si è però ritirato prima dell'arrivo. Arriva quindi ottavo Le Grazie con il tempo di 5:58:31, settimo il Fossa Mastra in 5:43:62, sesto il Sant'Erenzo con il tempo di 5:43:22, secondo il Canaletto in 5:42:22, quarto il Porto Venere in 5:38:59, sul podio arriva terzo il Muggiano in 5:33:42, secondo il Fezzano in 5:33:01, vince il Cadimare con il tempo di 5:28:47. Un equipaggio totalmente nuovo, quello delle Grazie, 4 ragazzi junior, avete iniziato a vogare quest'anno. Quali sono le aspettative per questa prima vostra stagione? Per la prima stagione ovviamente noi cerchiamo sempre di fare il meglio possibile. La nostra aspettativa è comunque stare nel gruppo e cercare poi al palio magari di riuscire a fare quella cosa in più da poterci emergere, da poter emergere e arrivare insomma sul podio almeno. O vicino al podio. Ecco, il vostro primo palio, ci sarà anche da fare i conti con le emozioni? Sicuramente anche su quella, siamo tutti al primo anno e già le gare le viviamo già con un'emozione totalmente nuova ogni gara. Speriamo al palio di mantenere la calma, di trasformare l'energia in adrenalina per fare una gara migliore possibile. Per il futuro ne avete già parlato, volete continuare a vogare insieme? Sì, per il futuro adesso bisogna vedere, sono stato l'ultimo anno di superiore, adesso vado all'università, stavo pensando di venire al Polo per continuare comunque con le Grazie e loro sono tutti di quarta, andranno in quinta, non so se... Sì, tutti siamo tutti pronti per un altro anno insieme, cercare di fare meglio fin da subito quest'anno. Sta per avere inizio la gara senior. Novità di quest'oggi la presenza del Tellaro che, dopo aver formato l'equipaggio, farà proprio l'esordio durante la gara delle Grazie. Saranno quindi 13 gli equipaggi senior che parteciperanno alla gara delle 19:30 in programma per domenica 6 agosto. Una categoria dove si sono resi protagonisti almeno 3 imbarcazioni, quella dell'Erici che ha vinto 5 volte in questa stagione, di cui l'ultima proprio domenica scorsa durante la prepalio della Venere Azzurra, 2 le vittorie conquistate invece dal Fossa Mastra e dal Fezzano. Non sono però da sottovalutare gli avversari, attenzione al Marola che al palio ha sempre fatto la sorpresa, ma anche al Canaletto e al Sant'Erenzo, altri 2 equipaggi che hanno sicuramente dimostrato il proprio valore.
Si è conclusa anche la gara senior, per la prima volta erano 13 le imbarcazioni presenti. A tagliare il traguardo all'ultimo posto il Cadimare in 12, 28 e 66. Dodicesimo il Tellaro in 12, 24 e 39. Undicesimo il Muggiano in 12, 21 e 22. Decima la Venere Azzurra con il tempo di 11, 48 e 53. Nono il CRDD in 11, 45 e 05. Ottavo l'equipaggio del Marola che chiude con il tempo di 11, 24 e 77. Settimo il Porto Venere in 11, 21 e 93. Sesto il San Terenzo che chiude con il tempo di 11, 19 e 38. Quinto l'equipaggio di casa, quello delle Grazie in 11, 18 e 01. Quarto il Canaletto in 11, 16 e 18. Veniamo dunque al podio, arriva terzo il Fezzano in 11, 04 e 26. Secondo il Fossamastra in 11, 03 e 30. Chiude al primo posto il Lerici con il tempo di 10 minuti, 59 secondi e 58 centesimi. Sesta vittoria del Lerici, che siete tornati diciamo protagonisti dopo 4 settimane dove non vi avevamo più visto sul gradino più alto del podio. Chi è il vostro principale rivale, il Fezzano o il Fossamastra? Ma io direi entrambi, sono due equipaggi molto validi e come sempre lo sappiamo, la frase è sempre la stessa, lo si dice sempre, ogni domenica il giorno del palio sarà un giorno a sé. Però onestamente oggi ho visto un Lerici molto buono, una buonissima palata, e ho visto un Fezzano un po' stanco e un Fossamastra che nell'ultima parte di gara mi aspettavo che venisse su come al solito, ma è rimasto indietro. Quindi ad oggi la barca è preparata, eravamo noi e speriamo che anche il giorno del palio sia così. Ecco, nonostante non abbiate vinto per 4 gare, gli avversari vi hanno sempre dato come l'equipaggio favorito. Secondo te perché? Ma innanzitutto perché lo dicono i fatti. Cioè noi ogni domenica tutti gli equipaggi che hanno vinto, Fossamastra e Fezzano, hanno avuto a che fare con noi. Quindi se di un secondo, due secondi, due decimi, noi siamo sempre rimasti lì e hanno sempre avuto a che fare con noi. Quindi è per quello che magari dicono che siamo i favoriti, e poi non lo so, io mi impegno, quindi di sicuro non voglio farli vincere, è chiaro. Ecco, al di là di Fossamastra e Fezzano, quale tra gli altri equipaggi pensi possa comunque inserirsi sul podio? Ma sicuramente come caratteristiche vedo un San Terenzo velocissimo, forse la barca più veloce a livello di velocità del golfo, ora come ora. E poi Marletti in trasmissione ha lanciato una seconda barca che si infila. Oh Marletti, sto aspettando, si è sbagliato in trasmissione allora. Oh Marletti, si è sbagliato, cavolo. E durante le premiazioni alle Grazie è stata anche ricordata Karen Schirano, una giovane del paese che ha perso di recente la vita in un incidente stradale. Alle premiazioni era presente il fratello che ha consegnato un premio in suo ricordo alla vicepresidente del Comitato delle Borgate, Francesca Micheli. E inoltre per il secondo anno un memorial in ricordo di Mario Garzia, il Graziotto che all'età di 105 anni è scomparso, ricordato ovviamente per aver vinto la prima edizione ufficiale del Palio nel 1932, un successo bissato l'anno successivo nel 1933. Era presente la figlia alle premiazioni che ha consegnato una targa all'equipaggio vincitore della categoria Juniores, ovvero il Cadimare. Premiato inoltre il capoborgata del Canaletto Gianni Casali per il suo impegno nel Palio del Golfo. Il Palio dello Sgabeo, un'iniziativa simpatica nata davvero in modo genuino e spontaneo. Anche quest'anno è stata premiata la Borgata delle Grazie come la migliore ad aver preparato gli Sgabei nel 2016. Ma come vi è venuta questa idea? Ma guarda, diciamo che è nata tutto da Bertucci Ramon, che purtroppo è mancato un po' qualche anno fa, e lui voleva già avere questa idea qua. Poi col gruppo qua del Canaletto abbiamo Mirko, Alessandro, poi c'è Nando anche che è di Cadimare, è nata questa idea qua, perché giustamente è una tradizione spezzina, lo sgabeo viene dalla tradizione spezzina, per cui abbiamo deciso, ma perché? Sì, c'è un bel palio, per l'amore di Dio, il nostro palio è il più bello di tutta Italia, però volevamo fare una cosa del luogo, genuina, bella, simpatica, e ci è venuta questa idea.
È già per il secondo anno che vince le grazie, perché in effetti ha fatto degli sgabelli veramente favolosi. Però secondo me quest'altro anno sarà una sorpresa, c'è un pari merito in questo momento. E quest'anno abbiamo fatto, come avete potuto vedere, una cosa artistica, un po' più carina, non la solita, la solita targa normale, da un artigianale che ha fatto la nostra scatola, il nostro Mirko Lanzoni, che è stato bravissimo. Mentre il piatto è stato creato da Orlandi Beatrice, che è una ragazza che è uscita dall'artista, ha avuto questa idea qua, ci ha mandato il disegno, a noi è piaciuta tantissimo, per cui abbiamo accettato questa idea perché era bellissima, questa barca con tutti i remi, e come primolo giustamente quello delle grazie perché hanno vinto. Ecco, oltre quindi a portare avanti questa, ormai diventerà una tradizione, anche il sacrificio di doverli assaggiare gli sgabei per poi giudicarli. Selene, come ti abbiamo chiesto l'anno scorso, sarai la nostra assaggiatrice ufficiale, spero dal prossimo anno, perché è un sacrificio, ci mettiamo tutta la pancia, ci mettiamo. Bene, accetto. Porto Venere e Cadimare Ilerici sono i protagonisti di questa penultima prepalio che si è svolta alle Grazie. Le ragazze del Porto Venere conquistano così la settima vittoria stagionale. Il Cadimare, per quanto riguarda la categoria juniores, colleziona la terza vittoria della stagione, mentre il Ilerici conferma la vittoria di domenica scorsa e colleziona il sesto successo del 2017. Una nota negativa ha contraddistinto la gara seniores, due equipaggi, in particolare modo il Cadimare e il Muggiano, a pochi metri dall'arrivo si sono fermati. Il motivo potrebbe essere quello di poter essere avvantaggiati in qualche modo nella scelta del campo di gara per il giorno del palio, un comportamento che non è piaciuto ai presenti. Al momento la classifica è sospesa, sarà rimandato il giudizio stabilito dal giudice unico. I ragazzi potrebbero, i due equipaggi potrebbero essere squalificati, come no. A vincere la combinata all'armo del Fossamastra. Domenica prossima, ultimo appuntamento, si gareggerà nelle acque di Muggiano a partire dalle 16:30.